Buongiorno, Sant'Agnello nel club della MSC, in un luogo importante di incontro dove si svolgono convegni, conferenze. Abbiamo l'onore e il piacere di intervistare la senatrice Virginia La Mura, 5 Stelle, ma qui in veste di esponente politico, credo che sia il suo collegio, senatrice. Assolutamente sì, questo è il mio collegio, questo è un luogo straordinario, inutile ricordarlo. E ci troviamo anche in un bel posto, però purtroppo dobbiamo pensare anche all'inquinamento e a ridurre l'inquinamento, perché sarebbe bello proprio eliminarlo del tutto, ma comunque proviamo intanto a ridurlo. Siamo un territorio penalizzato magari forse dallo starno, troppi diciamo dalle civiltà magari di comunità poco attente all'inquinamento. Si parla di il tema fondamentale è la plastica, però il sabato è un problema abbastanza serio. Ce ne abbiamo di problemi, non solo noi, chiaramente. Dunque, non abbiamo solo il problema del Sarno, abbiamo anche il problema della depurazione in penisola sorrentina che non abbiamo ancora risolto. Fortunatamente dopo anni è stato costruito questo depuratore, questo impianto di depurazione, che però è estremamente carente in tante cose ancora. Io immagino che sia anche sottodimensionato, ora non lo so, ma sicuramente manca la rete duale, o perlomeno non è completa la rete duale, e quindi è un po' quando si ha un impianto di depurazione che riceve oltre ai reflui civili, vorrei anche capire se la rete, diciamo, se le fognature, quelle civili che porterebbero i reflui dalle case al depuratore, sono tutte complete, ma intanto abbiamo la rete duale che manca, cioè quella della raccolta delle acque meteoriche, che sono molto importanti in penisola, perché chiaramente quando piove l'acqua non ha il tempo quindi di spargersi sui terreni, ma scende a velocità enorme, quindi manda in tilt l'impianto di depurazione. E quindi va a mare, ma per forza, perché poi ci sono i bypass, è chiaro, perché altrimenti pensiamo che sono impianti di depurazione a fanghi attivi, quindi nel momento in cui c'è una diluizione eccessiva l'impianto non funziona, non può svolgere il suo ruolo di depurazione delle acque. E questo per quanto riguarda la penisola sorrentina. Diciamo che gli altri comuni, come per esempio Massa Lubrense, dispone di due piccoli impianti, o come anche Sorrento penso che ne abbia uno piccolino per una parte del territorio, ma poi bisognerebbe, diciamo, tutti poi vanno su questo impianto consortile nuovo, e di conseguenza laddove questo dovesse andare in tilt, chiaramente la penisola sorrentina rimarrebbe comunque scoperta di trattamento. Io prima con il dottor Di Natale, Radori, parlavo di squadra, di team, da poco di istituzioni, di aziende che vivono nel territorio e quindi lavorano sul territorio. Cosa si può fare? Quali sono gli strumenti adottabili? Lei che sta al Senato, quindi vive problemi anche diversi della vita sociale, della comunità. Diciamo che intanto noi stiamo provando a fare un esperimento, spero che vada bene, perché l'intenzione c'è, e quello che per il Sarno, visto che ci troviamo, ormai parliamo della questione Sarno, perché sono più di 40 anni che il nostro fiume è inquinato, è uno dei più inquinati d'Europa, e con 800 milioni di euro già spesi per attività di disinquinamento, ma che comunque non hanno risolto nulla, anzi diciamo che il problema continua ad essere estremamente grave. Abbiamo chiaramente, cioè è chiaro che se noi facciamo delle opere e però poi c'è chi inquina, quindi sversa, quindi per esempio i poli industriali, ma gli stessi cittadini, a causa del fatto che comunque non ci sono impianti di trattamento, e questi impianti che ci sono consortili comunque non sono collegati alle fognature, quindi manca tutto. E quindi la GORI, la regione Campania, parliamo della regione Campania, sta mettendo insieme una serie di azioni per risolvere insomma la questione, però nel frattempo che si risolve una cosa c'è altro. Diciamo che intanto ci sono delle procedure di infrazione su alcuni comuni del Sarno,
diciamo, del comprensorio di Scafati, piuttosto che quello di Torre del Greco, di Castellammare e così via, su alcuni comuni, su due articoli, l'articolo 3 e l'articolo 4 di una, della direttiva europea acque, perché? Perché i defini non vengono trattati e non ci sono neanche le fognature, quindi diciamo che la regione deve necessariamente correre ai ripari cercando appunto di velocizzare il, di, diciamo, queste operazioni di disinquinamento. Allora, qual è il punto? Che in 40 anni non si è fatto molto, poi c'è anche il discorso del dissesto idrogeologico, piuttosto che un'agricoltura intensiva con l'utilizzo di pesticidi, diciamo che i problemi sono tanti e anche tutto questo bisogna, a mio avviso, metterlo insieme, cercare di fare in modo che tutti gli enti istituzionali lavorino in sinergia e questo anche insieme al Ministero, in modo tale che laddove servono degli aiuti da parte di un ente terzo, chiamiamolo così, perché è chiaro che la depurazione è di competenza regionale, però se noi abbiamo fallito come regione, perché la questione del SAN è sempre stata commissariata, visto che non ci sono risultati dovremmo ancora commissariarla una volta, ma noi non vogliamo perché quello è il fallimento dello Stato, allora perché non mettersi insieme e cercare di fare qualcosa insieme al Ministro Costa, che sicuramente è disponibilissimo e quindi attivissimo oltretutto, ma poi persona pratica che conosce, perché è un carabiniere, di conseguenza un forestale, di conseguenza conosce i problemi, tra l'altro il Sarno, ma come anche questo territorio, ha anche il problema dei rifiuti abbandonati, dei roghi, dei rifiuti pericolosi, quindi anche lì è necessario agire e allora tutte queste cose, queste variabili, queste criticità si intrecciano ed è giusto che ci sia un coordinamento intanto degli enti locali con quelli con il governo, ecco, e poi anche tra cittadini. Qui ci sono in sala moltissime associazioni, attorno al Sarno ci si è costituita una rete, la rete del Sarno, che qui ci aiuterà a sostenere questo progetto. E allora andiamo ad approfondire questi temi, grazie alla senatrice Giannamura. È stata molto molto disponibile. Molto disponibile. Che grazie dalla regia, è stata molto disponibile. Molto disponibile, apprezziamo l'impegno per la nostra terra. Grazie. Intanto impegniamoci insieme. E certo, noi siamo qui proprio per fare gli approfondimenti. Come si dice, non perdiamoci di vista. Non perdiamoci di vista. Grazie a tutti.